noi ci lamentiamo, ci riempiamo la bocca col collega, con l'amico, come il giorno dopo la partita quando la squadra del cuore non ha giocato bene. Noi siamo gli allenatori di calcio della politica. E il giorno, vedi, li hanno arrestati. Ma tu lo sapevi che il vice sindaco prendeva la mazzetta? Sì, lo sanno tutti a Cisterna. E allora per quale cazzo di motivo non l'avete denunciato prima? No, perché io voglio capirle queste cose. Penso che è ora di cambiare pagina decisamente, perché abbiamo visto in questi anni questo sistema tra politica, imprenditoria e amministrazione, la parte pessima della politica, la parte pessima dell'amministrazione, la parte pessima dell'imprenditoria, che hanno anteposto un interesse privato all'interesse pubblico. Quindi i cittadini possono scegliere adesso, grazie al Movimento 5 Stelle, una forza che invece è una forza politica che ha scardinato dove è entrata come forza di maggioranza questo sistema e come forza di opposizione la stiamo combattendo all'interno delle aree parlamentari. Uno delle competenze regionali è la sanità. Qui a Cisterna si vocifera della chiusura del punto di primo intervento, un punto focale comunque che ha più di 40.000 utenze, calcolando anche magari gente da Cori. Cosa intende fare il Movimento 5 Stelle nel caso in cui dovesse andare alla guida della Regione Lazio sul tema sanità? Noi intendiamo ricostruire la rete dell'assistenza sul territorio, andandola a basare su quelli che sono i bisogni del territorio stesso e le caratteristiche anche geografiche, le conformità geografiche, perché a volte ci sono zone, adesso penso al Reatino, che magari distano solo 20 km, quindi potrebbe essere anche ragionevole pensare che tu abbia un punto di accesso e di servizi sanitari a una distanza tutto sommato ragionevole, ma che se quei 20 km ad esempio sono in montagna o sono in una zona che ha una viabilità accidentata, quei 20 km possono significare la vita o la morte, quindi della persona. Costruire una sanità di prossimità, accessibile a misura dei territori e delle persone che li abitano. Ma scongiura o non scongiura una possibile eventuale chiusura del punto di primo intervento qui a Cisterna? C'è questo rischio effettivo di questa chiusura? Se andrebbe comunque ad aumentare l'utenza a Latina, vista la situazione di Latina, mi sembra una follia, insomma, quindi no, bisogna fare una rete dell'assistenza, anzi una rete dell'emergenza, tra cui anche rientrano i punti di primo intervento, primo soccorso e pronto soccorso, che sia accessibile e che soprattutto sia efficace nel momento in cui è un'emergenza. La regione deve vigilare sulla manutenzione e sulla fruibilità di quelli che sono i beni culturali presenti sul nostro territorio. Noi ci impegneremo a fare questo e ci impegneremo poi che ogni singolo centesimo dei fondi europei che vengono investiti sul territorio siano spesi in maniera oculata e che quanto è stato realizzato sia mantenuto, non come qui che magari hanno fatto le stazioni per il bike sharing e una volta che purtroppo sono state magari vandalizzate e danneggiate non è stato ripristinato il decoro del luogo, comunque non sono stati pensati anche dei meccanismi di videosorveglianza per evitare che il vandalo di turno potesse rovinare quello che è un bene pubblico. Una battuta su Stefano Parisi, candidato del centrodestra, dopo essere stato candidato neanche un anno fa al Comune di Milano. Mi fanno tenerezza, tanta tenerezza, come Giachetti candidato in Toscana, tanta tenerezza. E una battuta su Zingaretti? Il nulla cosmico.